Sono Giorgia Andreozzi, gastronoma. Sono Erika Mariniello, giornalista di viaggi. Qua ci troviamo in un bosco dove nasce spontaneamente e naturalmente il tartufo. Il tartufo può essere spontaneo o coltivato, specialmente per i tartufi neri. Noi quando li accompagniamo, magari se in un determinato momento possono essere distratte, le indirizziamo su un luogo specifico. Però in realtà siamo noi che seguiamo il cane. Ogni specie di tartufo ha il suo habitat, la sua pianta, e il suo terreno. Qua ci troviamo in un terreno ad alta concentrazione di calcare che è indicato per la produzione di tartufi neri, tartufo nero estivo, tartufo nero pregiato. E le piante di elezione sono carpino, roverella e nocciolo. Il torrente è una spartiacque in tutti i sensi per due conformazioni geologiche differenti. Alla nostra sinistra avremo una zona altamente calcarea adatta per la produzione di tartufi neri, pregiato e scorzone. A destra inizia una conformazione marnacea, argillosa, sabbiosa dove è possibile trovare il tartufo bianco. In questo territorio non esiste una casa che non abbia un tartufaio all'interno. Addirittura ci sono famiglie intere in cui anche la moglie va a tartufi. Si sostituiscono il tempo anche per non lasciare lo spazio libero a un tartufaio avversario o a una famiglia avversaria, perché ognuno ha il proprio posto. Andare a tartufi è nato come cultura, tradizione, ma anche come fonte di sostentamento. Qua l'attività era il taglio del bosco, la produzione di carbone e la piccola coltivazione di orti che erano a utilizzo esclusivo familiare. Quindi ottobre, novembre, dicembre riuscire ad andare a 3 mesi a tartufo, vendere il tartufo bianco, che c'è Tatami? Poteva servire per incrementare... non lo mangiamo! Sicuramente era un tartufo, sempre un fungo ipogeo, ma non di quelli commestibili buoni, perché nel mondo esistono più di 900 varietà di funghi ipogei. In Italia ne esistono 9 tipi di funghi ipogei commestibili, che poi il fungo ipogeo, il frutto del fungo ipogeo, il corpo fruttifero è il tartufo che noi conosciamo. Buono il tartufo, buonissimo. Qualche curva e guarda dove mi hai portata. Hai visto? Perché a poca distanza dalla cerca c'è Caldi e non si può andare via da questo posto, quindi la provincia di Pesaro Urbino, senza vedere questo che è un piccolo gioiellino. Poi tra l'altro ci stanno aspettando il sindaco e la vice sindaco, quindi andiamo perché ci sono tanti luoghi da vedere. Andiamo! Buongiorno! A voi! Come dicevo a Giorgia, siamo stati qui vicino ad assaggiare il tartufo, non potevamo non venire in questo gioiellino. Un posto bello da vedere e in posizione strategica. Sindaco, come nasce Cagli? Cagli, qui dove ci trovate oggi, nasce alla fine del 1200, attorno al 1189. In origine era lungo le pendici del Monte Petrano, che è il monte che sovrasta appunto qui Cagli. E una delle tante guerre tra Guelfi e Ghibellini è stata bruciata e quindi è stata ricostruita qui, dove già esistevano alcune chiese e alcune strutture. E confluenza dei due fiumi, con tre bellissimi monti, Petrano, Cate e Verone a coprirci, e quindi in una zona estremamente strategica, via Flaminia, Gubbio, Cagli, Urbino. Tantissima storia, tantissima arte, tantissima cultura, e quindi una città Cagli meta di turismo, meta di chi insomma, attraverso Cagli vuole riscoprire anche le nostre origini, il nostro passato. Un luogo dove sicuramente la qualità della vita è molto alta, quindi sono tanti luoghi da scoprire. Abbiamo con noi l'assessore al turismo che ci porterà a vedere, diciamo, le chicche di questo piccolo centro. Sarà un vero piacere.
Allora, e tre. L'ho già detto con Alessandro Benvenuti, quindi ricomincio da capo. Ok, 3, 2, 1. Anzi, commercializza prodotti... Sto sbagliando? Hai detto bene, produce. Va bene. Allora, va arrivato, eh?